dato che ci piaceva ricordare i 60 anni di questo fantastico gruppo, che erano anche 60 anni fa il momento di splendore massimo di Poti, abbiamo fatto che tutti gli artisti avessero un fil rouge, dal Jazz Club di Arezzo al Quartetto Euforia, a Luca Lanzi, ai Recover Band, che sono stati quelli che hanno aperto e chiuso, veramente eccezionali, un pezzo dei Beatles. Faremo una piccola compilation cercando di rilanciare Poti anche con la musica dei Beatles. Da Villa Severi all'Alpe di Poti, la montagna degli Aretini, il tutto a ritmo di musica sulle note dei Beatles. È così tornata Poti a Piedi, organizzata dalla Fondazione Arezzo Wave, assieme a Piede Libero e al Calcit, un evento che quest'anno si fonde con Walk and Roll. Abbiamo avuto una mano enorme dai nostri amici di A Piede Libero e poi come sempre il Calcit, che con noi ha fatto questo evento, e abbiamo cercato di attirare l'attenzione su Poti, che è una bellissima zona di Arezzo, la più amata dagli aretini, però purtroppo adesso in cattive situazioni. Quindi questa nostra iniziativa è per cercare di vitalizzare Poti, di portarci la musica. Abbiamo fatto suonare ogni 2 o 3 chilometri artisti in un palco lungo 8 chilometri, e il prossimo anno sarà ancora meglio grazie a tutti i nostri amici che sono venuti, centinaia di persone. Una volta arrivati sulla vetta di Poti, l'esibizione finale e poi il Calcit ha rifocillato tutti i partecipanti. Soprattutto i Beatles, poi abbiamo anche fatto quella sana competizione fra i Beatles e Rolling Stones che ha sempre caratterizzato quegli anni 60. Ci siamo divertiti poi ad alternare i Beatles con i Rolling Stones, come diceva Alfredo. Insomma, ci siamo divertiti, molto. È stato naturale dare una mano e fare una suonata durante il cammino che portava su alla destinazione. Quindi mi ha chiamato Mauro Valenti e l'ho fatto con molto piacere, e lo rifarò in futuro se ci sarà occasione. 8 chilometri insomma per raggiungere l'Alpe e rilanciare tutti insieme la montagna degli Aretini. E se amate questo posto dovreste cercare in qualche modo di dire a tutti quelli che conoscete, magari meglio se agli organi pubblici, di farci qualcosa. Lì c'è un cantiere a cielo aperto, c'è un albergo che potrebbe creare problemi ai bambini perché è assolutamente non messo in protezione. Quindi è bellissimo il posto, però purtroppo abbandonato.